Grazie Presidente. Beh, quando affrontiamo l'Iran come minaccia globale e nucleare, c'è un'azione politica e diplomatica forte che ci porta a coinvolgere ad esempio la Russia. Beh, mai come l'Iran però ci dimostra come la questione dei diritti umani dovrebbero fare parte integrante della nostra politica internazionale e di sicurezza comune, perché alla radice dell'Iran come pericolo nucleare c'è innanzitutto la violenza quotidiana che quel regime fa ai cittadini e alle cittadine iraniane. E quindi di questo dobbiamo occuparci. Spero che la commissaria possa dirci anche di più di come riusciamo a utilizzare i fondi per la promozione della democrazia e dello Stato di diritto in Iran. Sappiamo che è molto difficile arrivare agli oppositori democratici e poi c'è anche la questione in generale della pena di morte. È stata votata dall'ONU, c'è stato un grande impulso di questo Parlamento europeo per una moratoria, per una sospensione globale. È il momento di rafforzare quella presa di posizione, di proporre in sede ONU che si nomini un inviato speciale del segretario generale sulla pena di morte. Io lo propongo con un emendamento orale e spero che i gruppi vorranno approvarlo. Grazie Presidente.